Tra le molte iniziative tradizionali che quest'anno hanno dovuto fare i conti con le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, c'è stata anche la tradizionale cena in capannina che il comune di Forte dei Marmi offre ai residenti over 65. Ma l'amministrazione comunale, attraverso l'assessorato al sociale, ha pensato di coinvolgere l'Hauser Verde Soccorso Argento e le madri canossiane in un progetto di solidarietà che desse continuità alla tradizione. I pasti per le quasi 70 famiglie sono stati dunque preparati dalle volontarie nelle cucine dell'istituto. Quindi stiamo confezionando circa 220 pasti, già domenica scorsa abbiamo iniziato, oggi come avete potuto vedere dalle immagini continuiamo, ci saranno altre due distribuzioni il 3 di gennaio e il 10 di gennaio. È un'iniziativa questa che facciamo qua dalle suore canossiane, che pensiamo anche con l'Hauser e con le suore stesse di poter proseguire nel tempo, magari che so, una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, dando proprio la possibilità, Covid permettendo, di venire proprio a mangiare qua. Un progetto che è stato accolto con entusiasmo dalle madri canossiane, come sottolineato dalla madre superiore. Noi ci sentiamo parte di questa comunità e il nostro è un piccolo servizio che rendiamo ai fratelli più bisognosi. Noi, come figlie della Carità Serve dei Poveri, riteniamo che sia un servizio importante che ci è stato chiesto, è un'opportunità che ci è stata offerta. Un servizio, quello verso gli invisibili di Forte dei Marmi, che l'Hauser Verde Soccorso Argento svolge sin dal 2000. Forte dei Marmi si vede bello, luccicante, ma dietro c'è un'altra vetrina e noi ci siamo come associazione dedicati a questa vetrina, a queste persone, perché si è trovato giusto dedicarci a loro. Questo è un impegno che fa sentire uniti, non solo noi che lavoriamo qui, ma noi con tutti quelli a cui prestiamo l'opera, ecco, è il nostro cuore, il nostro tempo.